sappiamo che la pandemia corre sulle gambe dei non vaccinati. Noi il 75% dei pazienti in area medica e in terapia intensiva sono non vaccinati, per cui oggi questo per noi è un elemento assolutamente importante, anche perché abbiamo ancora circa 400.000 cittadini che non hanno fatto neanche una vaccinazione nella nostra regione. La campagna sta andando bene, noi abbiamo superato oltre 9 milioni e 200 mila somministrazioni complessive e raggiungendo oltre l'88% della popolazione over 12 con doppia vaccinazione. Sono iniziate anche le terze dosi, richiami. In una prima fase di avvio a novembre le adesioni erano di circa la metà della platea che doveva fare la terza dose, adesso sono sostanzialmente allineate. Ma questo non possiamo escluderlo, dipende dall'incidenza che sta in lieve aumento, anche se la curva settimanale ha una crescita che è di circa la metà di quella della scorsa settimana. Questo significa che potrebbe essere in corso anche un rallentamento dell'incidenza. Noi abbiamo sempre adottato delle misure modulari, un po' a modello di fisarmonica, per consentire poi, lì dove c'è un aumento dei casi, anche di avere una maggior disponibilità in area medica e in terapia intensiva. Attualmente stiamo su entrambi sotto le soglie di allerta, ma comunque non dobbiamo abbassare la guardia. Oggi noi abbiamo avuto un decesso di un uomo non vaccinato di 49 anni, per cui una persona giovane e il virus, se colpisce, fa molto male. Oggi sappiamo che la pandemia corre sulle gambe dei non vaccinati. Noi il 75% dei pazienti in area medica e in terapia intensiva sono non vaccinati, per cui oggi questo per noi è un elemento assolutamente importante, anche perché abbiamo ancora circa 400.000 cittadini che non hanno fatto neanche una vaccinazione nella nostra regione, che è un numero ancora considerevole. Ecco perché questo Super Green Pass io credo che aiuti, tant'è che stiamo vedendo come c'è stata una corsa alle prenotazioni, negli ultimi giorni anche una corsa alle somministrazioni. Questo virus di variante ne ha avute diverse. Oggi abbiamo attraverso lo Spallanzani richiesto con l'omologo istituto di Johannesburg, proprio di conoscere il sequenziamento per capire qual è la tipizzazione di questa variante e anche, diciamo, l'eventuale sua pericolosità. È chiaro che poi, qualora fosse un elemento, così come sembra, da tenere sotto particolare controllo, devono scattare misure di carattere internazionale e non solo a livello regionale. Noi abbiamo un buon contact tracing nella nostra regione, ovvero un modo di tracciamento ancora importante, anche se devo dire che per quanto riguarda l'ultima fase non ritroviamo una collaborazione piena da parte dei cittadini e da parte degli utenti. Cosa significa questo? Significa che molti, nonostante siano positivi, evitano di dichiarare o di dire ai nostri operatori qual è l'albero dei contatti che hanno avuto, e questo è chiaro che per noi è un elemento, diciamo, di grande criticità. Lì dove vi sono assembramenti, lì dove vi sono aree dello shopping, è importante avere la mascherina. Ecco, questo sicuramente è un elemento di prevenzione. Il dispositivo
fondamentale. Noi abbiamo visto anche lo scorso anno come ad esempio ha contribuito in maniera drastica anche a far ridurre il numero dei casi dell'influenza classica stagionale. Questa è testimonianza di come avere la mascherina consente una protezione per sé e per gli altri.